Allora, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare di meccanismi generatori di moto rigido, quindi rigidi body guidance. E riprendiamo un po' il discorso dal caso in cui risultano assegnate due posizioni di un corpo rigido nel piano. Va bene? E allora facciamo questo schemino insieme. Quindi, come al solito, possiamo, è conveniente schematizzare un corpo rigido con un link, come stiamo facendo in questo momento, e quindi queste corrispondono alle due posizioni del corpo rigido nel piano. Quindi questo è Agon 1, Bigon 1, Agon 2 e Bigon 2, due posizioni finite. Allora, questo vuol dire che il punto B si è spostato dalla posizione Bigon 1 alla posizione Bigon 2, che il punto A si è spostato dalla posizione A1 alla posizione Agon 2. E come già accennato nella lezione scorsa, noi possiamo individuare le due mediane di questi due vettori di spostamento e quindi possiamo tracciarle in questo modo. Quindi la perpendicolare nel punto medio del segmento B1-B2, e questa possiamo indicarla volendo anche con l'asse B1-2. Analogamente andiamo a tracciare la mediana al segmento A1-A2, quindi anche questa la perpendicolare nel punto medio, e possiamo indicare questo altro asse come A1-1. Per intersezione noi individuiamo questo punto, che è il centro della rotazione finita, che ci porta il corpo dalla posizione A1-B1 alla posizione A2-B2. Tant'è vero che se noi puntiamo il compasso in P1-2 con apertura P1-2-B1, possiamo tracciare questo arco di circonferenza e, analogamente, puntando sempre il compasso nel centro della rotazione finita, con apertura P1-2-A1 possiamo tracciare quest'altra circonferenza, a conferma del fatto che noi possiamo passare dalla posizione 1 alla posizione 2 attraverso una rotazione intorno al centro P1-2 con un angolo di rotazione finita che è appunto il θ1-2. Quindi P1-2 e θ1-2 caratterizzano completamente questo spostamento del piano mobile rispetto al piano fisso per due posizioni assegnate. Bene, allora noi vogliamo ora progettare, seppure in maniera abbastanza semplice, un meccanismo che sia tale da portarci dalla posizione 1 alla posizione 2, situazione che molto spesso si verifica nella pratica progettuale di meccanismi. Certo, una cosa che possiamo fare, senz'altro, è quella di installare una cerniera fissa, che diventa anche un punto centro naturalmente, proprio nel centro della rotazione finita, e quindi considerare per esempio una lamina di forma triangolare, fatta per esempio in questo modo, una lamina rigida P1-2-A1-B1, che è incernierata proprio nel centro della rotazione finita, e mediante una rotazione θ1-2 questa lamina triangolare naturalmente arriverà a garantire la seconda posizione assegnata, d'accordo? Quindi diciamo la seconda posizione della lamina triangolare è per esempio questa. Però questo vorrebbe dire mettere un attuatore qui, siccome abbiamo un moto finito per due posizioni. Potremmo per esempio pensare di mettere un cilindro pneumatico on-off di
corsa assegnata tale da garantire queste due posizioni, volendo pensare ad una qualche soluzione tecnica per generare questo movimento per due posizioni finite assegnate. Ma possiamo adottare anche un'altra soluzione alternativa, probabilmente più valida dal punto di vista ingegneristico, perché se voi ci fate caso, noi potremmo anche scegliere un qualsiasi punto lungo l'asse A1-2 ed installare in quel punto una cerniera fissa, per esempio qui, ok? Lungo l'asse A1-2 la scelta è assolutamente arbitraria, perché qualsiasi punto preso sulla mediana del vettore spostamento A1-A2 mi garantisce sia la posizione iniziale che la posizione finale del punto A, ok? Perché se io vado, ripeto, ad installare qui una cerniera fissa per quanto riguarda il solo punto A, e quindi mi chiamo questo punto per esempio con A con 0, come solitamente abbiamo fatto per le cerniere fisse, A con 0 diventa il punto centro del punto A, che assume la funzione o il ruolo di punto circonferenza, ok? A 0, punto centro del punto circonferenza A. Tanto è vero che se io vado qui a mettere un'asta che è incernierata in A con 0 come cerniera fissa ed è incernierata in A1 come cerniera mobile, la rotazione di quest'asta mi porta a 1 su A2, quindi la posizione iniziale e finale del punto A risulta comunque garantita. Va bene? Naturalmente questo discorso può essere fatto e deve essere fatto, perché noi alla fine aggiungiamo, come vedrete, ad un quadrilatero articolato per il punto B. Cioè puntiamo l'attenzione sull'altra mediana, quindi mi riferisco all'asse B1-2 e vado a scegliere un qualsiasi punto. In che modo? Tenendo conto di altri vincoli progettuali, tipo l'ingombro, tipo la posizione del telaio, no? Perché naturalmente la cerniera fissa va installata in qualche modo sul telaio della macchina, ok? E quindi ho più possibilità. L'input deriva dalle specifiche di progetto, quindi da altri vincoli, per esempio l'ingombro, ripeto, o la posizione specifica del telaio. Allora, andiamo a prendere questo punto, non so, prendiamolo qui per esempio, come cerniera fissa. Questa diventa la cerniera fissa del punto B e quindi la indichiamo con B con 0. In maniera analoga a quanto fatto per il punto A, io posso congiungere B con 1 con B con 0, prendendo come riferimento la posizione iniziale, no? La posizione 1, vale a dire. Quindi congiungo, ripeto, B1 con B con 0 in questo modo, e alla fine che cosa abbiamo ottenuto? Un quadrilatero articolato. Ok? Questo quadrilatero articolato garantisce che il punto A, ruotando intorno ad A con 0, raggiunga la posizione A con 2, e che il punto B, ruotando intorno a B con 0, raggiunga la posizione B con 2. Ok? E quindi A1-B1 diventa la biella di questo quadrilatero articolato che garantisce posizione iniziale e posizione finale. Ok? Questa è una soluzione alternativa rispetto a quella più semplicistica, che consiste nel mettere un'unica cerniera proprio nel centro della rotazione finita. Quindi anziché una cerniera fissa ne mettiamo due ed abbiamo un quadrilatero articolato, che dal punto di vista tecnico determina una soluzione più robusta e più valida anche in termini di trasmissione di forza. Ok? Perché ragionando, come diceva ieri il professor Penestri, con riferimento all'angolo di trasmissione, che è un parametro caratteristico della qualità della trasmissione della forza di un meccanismo,
noi possiamo andare in qualche modo, eventualmente se ne abbiamo bisogno, a ottimizzare o quantomeno ragionare sull'angolo di trasmissione con riferimento alla soluzione numero 2 che vi sto proponendo, cioè quella che fa riferimento, ripeto, al quadrilatero articolato A0A1B1B0. Ma se noi vogliamo garantire queste due posizioni in maniera, diciamo, se volete, più semplice dal punto di vista tecnico, o comunque questa può essere una soluzione alternativa, noi possiamo aggiungere qualcos'altro al nostro quadrilatero. Vediamo un po' come. Per esempio, ragioniamo sul punto B, potremmo farlo anche per il punto A, ma ragioniamo per esempio sul punto B. Questa è la posizione dell'asta B0B1 e poi abbiamo la posizione dell'asta B0B nella posizione 2, no? Che sarebbe questa. Quindi in effetti, se a noi interessano solo queste due posizioni, ci farebbe piacere che durante il movimento magari queste posizioni vengano garantite magari anche con una certa velocità, no? Una certa rapidità. Immaginate una macchina automatica, non so, lo spostamento, un dispositivo di posizionamento di un oggetto per un caricatore automatico. Le soluzioni possono essere, le applicazioni possono essere tante. Allora, cosa possiamo eventualmente fare? Se riteniamo, per comodità di rappresentazione del disegno in questo caso, che il membro movente sia B0B, ok? Noi potremmo ragionare in questo modo. Cioè, vado a scegliere un punto, può essere il punto medio, ma non necessariamente, questo dipende anche dalla qualità di trasmissione di forza. Immaginiamo per esempio di prendere un punto qui per esempio, e andiamo a tracciare, facciamola di un colore diverso, andiamo a tracciare questa perpendicolare. La perpendicolare all'asse B1-B2, vale a dire la mediana del vettore spostamento B1-B2, ok? In un punto qualsiasi. Naturalmente la scelta verrà fatta con un certo criterio, come al solito, dal punto di vista dell'ingombro, dal punto di vista della trasmissione di forza. Vado a considerare una cerniera in questo punto che lo vado ad indicare con C, senza spezzare l'asta, quindi l'asta B0B rimane la stessa, quindi qui do continuità, ok? Però inserisco questa cerniera lungo l'asse B0B1. Va bene? Questo punto C, naturalmente, essendo solidale all'asta B0B, è vincolato anch'esso a ruotare intorno a B0, quindi descriverà una traiettoria circolare che è una circonferenza di raggio B0C, giusto? Cioè la sua traiettoria sarà, giusto? Di questo tipo, intorno a B0. Ok? Ma se noi vogliamo avere posizione iniziale e posizione finale, che sono quelle assegnate all'inizio, cosa possiamo fare? Possiamo considerare che C sia una cerniera interna e che faccia parte di un'altra biella, per esempio questa. Ok? Per esempio questa, questo punto lo indico con D e vado in sostanza ad aggiungere un elemento B alla manovella, ok? Allora, questo punto qui, questo indichiamolo con C con 1 nella posizione 1, questo è C con 2 nella posizione 2 e vado qui ad inserire una cerniera fissa che la schematizzo in questo modo, in cui vado a inserire appunto una manovella che diventa il centro di rotazione di questa manovella.
quindi questo punto lo indico con D con 0, va bene? Ma questa è la posizione D1, questa diventa la posizione D con 2. Che cosa dobbiamo aggiungere in merito a questo discorso? Che di 0 di 1 è uguale naturalmente a di 0 di 2, perché è lo stesso, è il raggio della stessa circonferenza, ma la cosa interessante è che questo noi lo poniamo uguale a C1C2 mezzi. Questa distanza diviso 2, in modo tale che la corsa di questo quadrilatero, che sarebbe di 0, di 1, C1, B0, risulta esattamente uguale a C1, C2. Quindi in sostanza noi abbiamo che noi qui ci troviamo in una posizione 1, che è la posizione di punto morto superiore del quadrilatero di 0, di 1, C1, B0. Quando questa manovella gira, e qui possiamo immaginare di installare il motore, quindi abbiamo una omega, questa raggiunge a un certo punto questa posizione 2, quando raggiunge la posizione 2, C1 si è spostato da 1 a 2 e quindi di conseguenza viene garantita la posizione 2. Quindi se noi mettiamo il motore in D0 come manovella, per esempio un motoriduttore, insomma un motore elettrico che mi dà un movimento continuo, per esempio in questo caso ho scelto quello antiorario, di questo movimento il membro B0, B1 funge da bilanciere, ok? E di conseguenza, utilizzando il secondo quadrilatero, noi riusciamo a garantire queste due posizioni. Quindi la posizione 1 e la posizione 2 vengono continuamente alternate con questo input di movimento continuo. Ok? Quindi siamo passati da un quadrilatero, ok? Siamo passati a questo meccanismo, immaginiamo che questo sia il telaio 1, questo è il membro 2, questo è il membro 3 e questo è il membro 4 del primo quadrilatero. Va bene? Ma a questo poi abbiamo aggiunto che cosa? Il membro 5, che è questa seconda biella in aggiunta a quella 3 del primo quadrilatero, e in più questa manovella la indichiamo per esempio con 6. Quindi siamo passati ad un esalatero. Ma il vantaggio dell'utilizzo di questo esalatero è che praticamente, ripeto, da questo movimento continuo, praticamente noi passiamo in maniera alternativa alla posizione 1 e alla posizione 2 senza avere il rischio di superare quelle posizioni assegnate. Va bene? Ok, questo diciamo sono delle soluzioni tecniche che fanno riferimento alle due posizioni, ma in cui sono assegnati quelli che si chiamano i punti circonferenza, perché come vedete i punti A e B sono assegnati, li riteniamo assegnati e ricaviamo come incognita che cosa? I punti centro. Allora scrivo qui A e B, posizione 1 e 2, ma insomma i punti sono gli stessi del corpo rigido. A e B, che sono i punti circonferenza perché si muovono su archi di circonferenza, no? Come traiettorie. Questi sono assegnati. Va bene? Mentre a 0 di 0, con riferimento al primo quadrilatero, sono i punti centro. E sono le incognite.
In questo caso, come visto, abbiamo infinite soluzioni, perché possiamo scegliere a 0 o b0 secondo le normali nei punti medi dei due vettori spostamento. Ecco, sottolineo questo discorso con riferimento alle due posizioni, perché il problema si complica già quando passiamo a tre posizioni assegnate. E anche questo dal punto di vista tecnico è molto frequente, perché in genere noi abbiamo necessità di fissare una posizione iniziale, una posizione finale e una posizione intermedia, per evitare che dalla posizione iniziale alla posizione finale ci siano dei movimenti strani non desiderati, perché non vi dimenticate che noi stiamo ragionando sui modi finiti. Quindi noi in questo caso garantiamo posizione iniziale e posizione finale, basta. Se io scelgo delle cerniere fisse diverse, il modo di biella è diverso, ovviamente. Ma non mi importa in questo caso, perché il target è garantire posizione iniziale e finale, e ci posso arrivare in vario modo come soluzione tecnica. Ok? Ma cosa voglio dire? Se la posizione iniziale e finale sono abbastanza distanti tra di loro, io potrei mettere per esempio a 1B1 qui e a 2B2 qui, e posso progettare un meccanismo tipo questi che abbiamo analizzato insieme in maniera tale da garantire la posizione iniziale e la posizione finale. Ma ciò che cade in mezzo non lo sappiamo, e potrebbe anche, o quantomeno lo possiamo ricavare naturalmente, però voglio dire, potrebbe fare un movimento strano. E allora, al fine di tenere un po' di più sotto controllo il movimento del corpo rigido, ma rimanendo comunque in un grado di difficoltà limitato nella progettazione, si fa riferimento a tre posizioni, quindi quella iniziale, quella finale e una e mezzo, in modo tale che in qualche modo tengo sotto controllo il discorso. Naturalmente questo discorso ha degli sviluppi, che si può passare a 4 posizioni, a 5 posizioni e anche di più. È ovvio che dal punto di vista matematico il discorso diventa molto più complicato. Questo è il motivo per cui nella tecnica di progettazione, diciamo, più ingegneristica, si fa riferimento a 2 o 3 posizioni. Ok? Altrimenti bisogna fare riferimento a degli algoritmi che, come avete capito, sono in genere abbastanza complessi. Allora, passiamo alle 3 posizioni. Va bene? Passiamo alle 3 posizioni e possiamo trovarci in 2 situazioni diverse, dal punto di vista progettuale. Cioè, un po' come accadeva qui per le 2 posizioni, posso assegnare o ritenere assegnate le posizioni dei punti circonferenza, cioè le cerniere mobili in sostanza, e ricavare la posizione delle cerniere fisse. Ma può accadere anche il contrario, in cui ho l'esigenza di fissare le cerniere fisse e di stabilire le posizioni delle cerniere mobili. Ok? 2 situazioni progettuali che possono verificarsi entrambe. Allora, partiamo con la situazione più semplice, vale a dire il caso in cui sono assegnate 3 posizioni del corpo rigido e 3 posizioni del corpo rigido supponendo note anche le posizioni dei punti circonferenza, cioè vale a dire delle cerniere mobili. Quindi dico che questo è già a 1B1, cioè io già sto dicendo che a 1 e B1 sono i punti circonferenza. Attenzione, questo non è scontato, no? Perché noi abbiamo schematizzato il corpo rigido mediante questo link, ma diciamo il corpo rigido avrà una sagoma, perché è associato ad un piano mobile. Quindi io potrei comunque assegnare le 3 posizioni senza però assegnare i punti circonferenza. Cioè, per esempio, posso scegliere questo punto qua, M. Ok? Questo lo vediamo comunque. Allora, andiamo avanti con questa prima, naturalmente la lunghezza del link dovrebbe essere uguale, perché parliamo
naturalmente di corpo luce. Quindi questo è A1, questo è A con 2, questo è B2, B3 e A con 3. Ok? Discorso naturalmente valido in generale. Quindi il punto 1, il punto A, scusate, si sposta da 1 ad A con 2 e successivamente da A con 2 ad A con 3. Il punto B si sposta da B1 a B con 2 e quindi da B2 a B con 3. Questi sono i vettori spostamento per tre posizioni assegnate dello stesso corpo legge. Allora possiamo ragionare come fatto per le due posizioni, cioè con riferimento al punto A andiamo a tracciare le mediane di questo primo vettore spostamento e quindi traccio questo asse. Bene, questo asse è A1, 2, perché fa riferimento allo spostamento 1, 2, sempre la mediana, quindi la perpendicolare al punto medio. Analogamente qui vado a tracciare quest'altro asse che lo indico con A1, 3, scusatemi, A2, 3, bene, questi due assi si intersecano in un punto, si intersecano in un punto che rappresenta il punto centro del punto A. Quindi qui posso andare ad installare una cerniera fissa che indico come al solito con A con 0. Perché? Perché se punto il compasso in A con 0, con apertura con 0A, io posso tracciare un arco di circonferenza che passa per tutte e tre queste posizioni. Quindi le tre posizioni assegnate del punto A, punto circonferenza, sono garantite se scelgo come A0, quindi come centro della rotazione finita per il punto A, o meglio il centro di curvatura del punto A, queste tre posizioni, ripeto, sono garantite. E posso avere una traiettoria circolare intorno ad A con 0 per il punto A che è questa. In realtà questo non è il centro della rotazione finita, ma è il centro della rotazione del punto A, perché nel caso delle tre posizioni, come vedremo, noi abbiamo tre centri della rotazione finita, ok? Ma questo lo vediamo. Andiamo ora a ragionare su quest'altra mediana che la indico con B1, 2, perpendicolare sempre al punto medio, e quindi anche la mediana qui sull'altro centro, e queste si intersecano come vedete qui, dove vado ad installare un'altra cerniera fissa che sarebbe B con 0. Questo è l'asse B2, 3 e questa è sempre la perpendicolare. Quindi abbiamo ottenuto anche in questo caso un quadrilatero articolato, lo andiamo a completare nella sua rappresentazione con riferimento alla posizione iniziale, quindi congiungo A con A con 0 e congiungo B con B con 0. Il quadrilatero articolato che abbiamo ottenuto è il quadrilatero A con 0, A1 nella posizione 1, B con 1, quindi questa sarebbe la biella del quadrilatero articolato, B con 0. Quindi abbiamo sviluppato una soluzione per tre posizioni in cui A e B, punti circonferenza, sono assegnati in quanto scelti sul corpo rigido, e abbiamo rilevato le posizioni di A con 0, B con 0
che sono le incognite, cioè i punti centro. La soluzione di questo problema è il quadrilatero articolato che abbiamo appena tracciato. Notiamo subito una differenza importante rispetto al caso delle due posizioni, perché nel caso delle due posizioni noi abbiamo ottenuto comunque un quadrilatero articolato, ma la scelta di A0 e B0 era arbitraria lungo le mediane, quindi ho infinite soluzioni. In questo caso no, la soluzione è una, perché dovendo garantire tre posizioni, naturalmente io ho due mediane per il punto A e due mediane per il punto B, che si intersecano in un punto particolare, quindi la soluzione è unica, a differenza del caso delle due posizioni. Scriviamolo qui sopra, quindi tre posizioni finite, e qui abbiamo due posizioni. Ma come anticipato, noi possiamo trovarci nella pratica progettuale di fronte a situazioni, per la verità è anche più frequente solitamente, situazioni in cui sono assegnate le cerniere fisse e voglio trovare le cerniere mobili, cioè i punti circonferenza, in modo tale da garantire le tre posizioni. Alla fine io voglio sempre garantire, in questo caso, le tre posizioni finite nel piano, ok? Ma molto spesso io ho problemi col telaio, quindi le cerniere fisse dove le metto? Sul telaio. In questo caso vengono dove vengono, perché la soluzione è una, ok? Allora molto spesso, ripeto, nella pratica io sono vincolato nella scelta delle cerniere fisse perché le devo mettere sul telaio, e magari ho una maggiore libertà nella scelta delle cerniere mobili, dovendo sempre garantire le stesse tre posizioni, anche le stesse, va bene? Cioè in questo caso io posso ribaltare il problema, lasciando comunque fisso il desiderio di avere le tre posizioni assegnate, e dire per esempio voglio, non so, A con 0 qui, per esempio, e B con 0 qui. Perché? Perché magari qui c'è un montante, per esempio, c'è un montante della macchina, va bene? E quindi mi può risultare comodo mettere una cerniera qui, che poi è una coppia rotoidale, che poi tecnicamente sarà un cuscinetto naturalmente, no? Quantomeno una broschina o un cuscinetto a rotolamento. Quindi lo vado a installare qui. Qui non ce l'ho il montante perché qui c'ho il vuoto, altrimenti dovrei inventarmi qualche cosa, sempre che sia fattibile e non dia altri problemi, che ne so, cioè installare magari una piastra saldata qui al montante, in modo tale da installare le cerniere fisse qui, no? Questi sono i problemi pratici che ci troviamo di fronte nel momento in cui andiamo a progettare. E allora studiamo una soluzione, o meglio un metodo, per poter risalire ai punti circonferenza assegnati i punti centro. Allora, il discorso è concettualmente abbastanza semplice. Possiamo ancora in questa fase procedere con metodo grafico, va bene? E quindi passiamo, ripeto, alla situazione in cui i dati del problema sono questi, cioè le tre posizioni. Ok?
del corpo rigido, e questo immaginiamo che siano mediante le coordinate, insomma, mediante l'angolo, assegnate graficamente. Dopodiché abbiamo come input, come dicevo, a 0 di 0, come cerniere fisso. Le incognite del problema questa volta sono A e B, cioè i punti circonferenza. Come possiamo ragionare? Beh, noi siamo, diciamo, abbiamo raggiunto un certo grado di preparazione, perché abbiamo fatto tante lezioni sulla cinematica, e possiamo ragionare con l'inversione cinematica, concetto di inversione. Perché in effetti noi in questo quadrilatero abbiamo il movimento di questa biella rispetto al telaio, ma se io considero fisso questo, il movimento, quello che era telaio diventa biella, quella che è biella è telaio, quindi il concetto di inversione cinematica, ok? Ma il modo relativo rimane uguale. Sulla base di questo concetto noi possiamo venirne fuori e andare a risolvere questo problema, che proverò a sviluppare dal punto di vista grafico. Naturalmente qui è richiesta una precisione notevole per far quadrare il disegno. Bene, allora io faccio riferimento allo schema sul libro, che dovrebbe essere fatto in scala. Ci proviamo. Allora, immaginiamo di avere assegnate le tre posizioni in questo modo. Tutto questo per far venire una figura, diciamo, più chiara, però naturalmente il discorso è valido in generale, ok? Lo do per scontato. Quindi questo è il punto agon 1 B1, questo è B2 agon 2 e questo è A3 B 3. Va bene? Allora, supponiamo che siano assegnate le cerniere fisse, però usiamo la stessa simbologia. Quindi, se facciamo riferimento, vi do anche la pagina, la figura di pagina 140 del volume 1, usiamo la stessa simbologia, quindi diciamo che sono assegnate le cerniere fisse, e qui sono indicate con C0 e D0, e le incognite come punti circonferenza sono C e D, quindi non sono questi punti le incognite, ok? Perché questi sono i punti circonferenza. Tuttavia i punti A1, B1 mi servono per definire la posizione del corpo nel piano, no? È un po' come qui, cioè A1 e B1 sono i punti circonferenza, però ci sono altri punti dello stesso corpo, quindi posso scegliere M1 per esempio, M2 per definirne la posizione, ma non sono i punti in cui vado ad installare la cerniera mobile, ok? Benissimo. Quindi ci mettiamo in linea, andiamo a rappresentare C0 di 0, in realtà per il tramite di coordinate, ma qui continuiamo a procedere per via grafica. Quindi immaginiamo che C0 sia posizionato qui per i motivi che dicevamo prima, e abbiamo poi anche la posizione di D0, la posizione di D0 che è all'incirca posizionata qui. Allora, se noi assumessimo A1, A2, A3, anzi scusate, A e B come punti circonferenza, dovremmo procedere come fatto prima. Ma se procediamo come fatto prima, naturalmente le due cerniere fisse non verranno queste, verranno delle altre. E quindi otterrei un quadrilatero che comunque mi garantisce le tre posizioni, ma non rispetto questa condizione qui. E magari le cerniere, come facevo
nell'esempio di prima, mi escono fuori dal telaio, vanno a finire da qualche parte che mi dà fastidio, ok? Quindi dobbiamo impostare il ragionamento in maniera diversa, dicevo, utilizzando il concetto a noi ormai ben noto dell'inversione cinematica. E allora dobbiamo in qualche modo fare riferimento ad un modo relativo del telaio rispetto al corpo, ok? Per i modi finiti. È più semplice di quello che sembra, perché la posizione, scegliamo come posizione di riferimento questa, cioè la prima, potremmo scegliere un'altra, ma insomma è abbastanza, diciamo, intuitivo che è conveniente procedere in questo modo qui, insomma, in maniera più chiara, la prima posizione come riferimento. Allora facciamo riferimento per il momento alla cerniera fissa C con 0, C con 0 vista dalla biella, cioè dal corpo rigido. C con 0 rispetto alla posizione 1 rimane dove sta naturalmente, che è la posizione iniziale, ma rispetto alla posizione 2 possiamo individuarla in questo modo, cioè vado a congiungere C con 0 con B2 e C con 0 con A2, ottengo praticamente questo triangolo. Ma io voglio fare riferimento alla posizione 1 dell'inversione cinematica. Quindi questa è la posizione 2, ma è lo stesso corpo rigido, e questa è la posizione di C con 0 vista dalla posizione 2. Quindi se io prendo questo triangolo, che è rigido, perché parliamo di modi rigidi, lo prendo e lo riporto qui, ottengo una sorta di fotografia del punto C con 0 visto dalla posizione 1. Ok? Allora, se io, per fare questa operazione graficamente, punto il compasso in A con 2 con apertura a 2C0, ok? Dopodiché sposto il compasso in A con 1 e traccio un arco di circonferenza che ha lo stesso raggio naturalmente, perché l'obiettivo è quello di trasportare questo triangolo rigidamente nella posizione 1. Questa lunghezza è uguale a questa, quindi questo triangolo ha la stessa base, giusto? Questa lunghezza è uguale a questa, quindi lo prendo, lo porto qui e il punto C0 si troverà da qualche parte che dobbiamo individuare, va bene? Quindi vado a tracciare questo arco di circonferenza, come potete immaginare, insomma, a mano libera non è cosa molto semplice, ma cerchiamo di capirci almeno dal punto di vista qualitativo. Ok? Quindi graficamente dovrei tracciare questi due archi di circonferenza che si intersecano in un punto che sarà la posizione di C con 0 vista, diciamo, dalla posizione 2 riportata a 1. Cioè, morale della favola, questi due triangoli sono identici. Se noi ritagliassimo un cartoncino con questa sagoma, la prendiamo, la portiamo qui, si deve sovrapporre. Ci siete? Quindi questa è la posizione C con 0 primo. Ma questo relativamente alla seconda posizione. Noi abbiamo anche una terza posizione, che è questa. Naturalmente la lunghezza di questa è uguale per tutti e tre, perché è sempre corpo rigido. Questi sono due punti dello stesso corpo rigido, la distanza rimane, come detto, n volte immutata. E andiamo a vedere C con 0 dalla posizione 3, quindi l'osservatore va nella posizione 3 e guarda C con 0, va bene? Con il concetto di inversione cinematica. Allora congiungo C con 0 con B in questo modo e congiungo C con 0 con A in questo modo, va bene? Ok. Le considerazioni sono identiche a quelle fatte prima. Ho un nuovo triangolo, quindi una nuova sagoma, con la stessa base,
che devo riportare nella posizione 1, sempre la posizione 1 di riferimento. Ok? Ci proviamo. Qui. Naturalmente questo potrei farlo convenientemente con il compasso, in questo modo. Questa è la posizione C0 secondo. Quindi con il concetto dell'inversione cinematica, in cui il corpo rigido è diventato telaio, vado a studiare il moto del telaio rispetto all'ABL. Va bene? Ma come si è spostato C0 rispetto all'ABL? E queste sono le posizioni che abbiamo individuato. Quindi ho tre posizioni della cerniera fissa nel moto relativo all'ABL. E quindi ribalto la costruzione che abbiamo fatto prima, cioè abbiamo un vettore spostamento che mi porta da C0 a C0' e un altro vettore spostamento che mi porta da C0' a C0', nel moto riferito a questa posizione che ho assunto come posizione di riferimento, quindi come telaio. Va bene? E quindi come ragiono per trovare il punto circonferenza? È come trovare il centro di C0 nel modo relativo. Va bene? Attenzione ragazzi, perché se noi abbiamo, per farla più semplice, un quadrilatero articolato così, no? A 0A, B, B0, se io considero questo come telaio, il punto A ruota intorno ad A con 0, quindi A0 è il centro di A, B0 è il centro di B, va bene? Ma se io vado a considerare in modo inverso, cioè questo diventa BL e questo diventa telaio, A0 ruota intorno ad A, giusto? E B0 ruota intorno a B. Quindi il ruolo di punto centro e punto circonferenza si invertono. Ed è esattamente quello che stiamo facendo noi. Per posizioni finite noi abbiamo le tre posizioni di C0 nel moto inverso e quindi vado a trovare il centro di curvatura di C0 nel moto inverso, cioè andiamo a trovare questo e questo, va bene? Perché nel moto inverso questo diventa il centro di curvatura di quest'altro per modi finiti. Bene, allora vado a prendere la mediana qui, ok? Relativa a questo vettore spostamento, va bene, e poi andiamo a prendere la mediana qui, relativa a quest'altro vettore spostamento, la figura viene, come ci aspettavamo, diversa da quella del libro, perché è richiesta una precisione, diciamo, notevole, ma comunque sia, la costruzione è questa, va bene? Ok. Quindi questo che cos'è? È il centro di curvatura di C0 nel moto inverso. Quindi nel moto diretto che cos'è? È il punto circonferenza che stavamo cercando, cioè questo è il punto A. Tant'è vero che se punto il compasso in A potrei tracciare un arco di circonferenza che passa per C0, C0' e C0'. Ho trovato il primo punto circonferenza A.
voglio andare a trovare il secondo punto circonferenza. Per fare questo devo ragionare su D0, cioè devo vedere come si muove l'altra cerchiera fissa nel modo relativo sempre alla biella, cioè al corpo rigido. Quindi devo fare un'analoga costruzione, che proviamo a fare con colori diversi. Quindi congiungo D0 con A2, D0 con B2 e ottengo questo triangolo, cioè la posizione di T0 vista dalla biella B2 A2. E ancora sempre D0 rispetto alla terza posizione ottengo quest'altro triangolo. Cosa devo fare? La stessa cosa che ho fatto prima, cioè devo trasportare rigidamente questo triangolo, le basi sono sempre uguali, questo triangolo lo devo trasportare qui e analogamente il triangolo giallo da qui lo devo trasportare qui. Ottengo quindi le due posizioni di D0 viste dalla biella. Ok? Allora, anche qui ci proviamo, quindi con riferimento a questa posizione tracciamo questa retta e tracciamo quest'altra. Questo punto è D0'. Questo triangolo dovrebbe essere identico a questo. E ancora rimane il triangolo giallo e lo devo trasportare. Anche qui ci proviamo e quindi abbiamo per esempio questa figura di questo lato. Il segno si complica un po', ma il ragionamento è molto semplice, è lo stesso identico che abbiamo già fatto per la cerniera, C0. Va bene? Quindi quest'altra posizione sarebbe la posizione D0 secondo. E allora non mi rimane che tracciare i vettori spostamento di D0 nel moto relativo, quindi questo è un vettore spostamento e questo è l'altro vettore spostamento, cioè D0 va a finire in D0' e quindi va a finire in D0 secondo. Il centro di curvatura, il centro il punto centro di D0 di 0' e di 0' si trova sull'intersezione delle due mediane. Quindi traccio questa mediana a questo vettore spostamento e traccio quest'altra mediana a quest'altro vettore spostamento. Questo punto è il secondo punto circonferenza. Ok? Come vedete, quest'altro punto circonferenza, questo scusatemi l'ho indicato con A, ma essendo il centro di C0, questo lo indichiamo con C, che è la prima incognita, e questo è D, che è questo, il cui centro nel modo inverso sarebbe D0. Conclusione del discorso, andiamo a rappresentare il quadrilatero finale, soluzione del problema. Quindi D è il punto circonferenza e il corrispondente punto centro è D0, quindi congiungo questi due in arancione. C
è il punto circonferenza di C0 e quindi li devo congiungere pro tono. Va bene? Perché queste comunque sono le cerniere fisse assegnate, ok? Abbiamo trovato i due punti circonferenza e quindi quale sarà la biella del quadrilatero soluzione del problema? Dovrei congiungere C con D, ma volendo fare uno schema spero più chiaro, andiamo ad inglobare anche a 1B1 perché è sempre lo stesso corpo rigido. Allora consentitemi di tracciarlo magari in questo modo. Questa è la biella, cioè il corpo rigido che effettivamente noi spostiamo da questa posizione alla seconda e alla terza, avendo garantito i due punti centro assegnati. Questo corpo rigido presenta come punti circonferenza C e D, ma naturalmente si porta appresso a 1 e B1, perché è lo stesso corpo rigido. Ma a 1 e B1 non sono punti circonferenza. Perché? Perché abbiamo fissato i punti centro e quindi naturalmente cambiano i punti circonferenza. Ok? Quindi il disegno, insomma, è un po' complicato, ma il ragionamento è molto semplice perché è semplicemente basato sull'inversione cinematica di questo discorso qui. Ok? Bene. Ora ritorniamo ai metodi analitici, quindi ad una formulazione di algoritmi che sono implementabili al calcolatore, quindi ci consentono di ottenere delle soluzioni per via analitica. Dunque, nella lezione precedente abbiamo introdotto il metodo di Su-Radcliffe, che è basato sull'utilizzo delle matrici di spostamento. Va bene? E allora queste matrici di spostamento possono essere utilizzate sicuramente per garantire le due posizioni, ma anche per garantire le tre posizioni. Ok? Allora vi dico subito che insomma ci sono dei passaggi matematici abbastanza laboriosi. Non li sviluppiamo tutti insieme, altrimenti non basterebbe la lavagna, però sicuramente trovate i riferimenti sul libro, ma io vi voglio dire qualcosa in più di quanto riportato sul libro, quindi insomma aggiungiamo qualche altro passaggio intermedio così da agevolarvi nella verifica delle formule che sono appunto importanti. Bene. Allora, il punto è il seguente. Il punto è seguente perché ci stiamo avvicinando sempre più a dei metodi di progettazione, diciamo, più o meno sofisticati, perché come detto più volte la formulazione dell'algoritmo può risultare più o meno complicata, ma una volta implementata il calcolatore questo diventa uno strumento, diciamo, potente che ci dà la soluzione, diciamo, in maniera abbastanza immediata. Allora stiamo parlando di tre posizioni, che è il caso più frequente nelle applicazioni pratiche. Per esempio nelle macchine automatiche per il pacchettamento, per il trasporto, per il trasferimento, molto spesso capita, per esempio, di avere una scatola che arriva, un oggetto che arriva da un nastro trasportatore, questo oggetto deve essere ribaltato solitamente di 90 gradi, quindi ribaltato in questo modo, per poterlo trasferire su un'altra linea, su un altro nastro trasportatore per esempio. E come possiamo fare questa operazione?
Però qua di là dell'articoletto, in maniera molto semplice, robusta, affidabile, economica, ok? E anche efficiente dal punto di vista energetico, perché poi basta un semplice motorino, insomma, non dobbiamo frazionare il movimento, no? Con varie traslazioni, cosa che per esempio può essere fatto con un manipolatore, ok? Bene. E lì che cosa abbiamo? Abbiamo una posizione iniziale, una posizione finale, e come dicevo prima, per evitare dei movimenti, diciamo, infinitesimi, intermedi, complessi, che potrebbero girare la scatola in un modo diverso, in un modo non desiderato, poi imponiamo una terza posizione intermedia, così diciamo che rispettiamo in maniera più fedele quelle che sono le specifiche di progetto. Allora, anche qui faccio riferimento ad un esempio che è sul libro, pagina 210. Facciamo questo schemino insieme per capire di cosa stiamo parlando, ok? E poi passiamo alla parte più matematica. Quindi, come vi dicevo, immaginiamo di trovarci di fronte ad un problema di questo tipo. Lo inquadriamo in un sistema di riferimento OXY. Immaginiamo che, come appena detto, le cerniere fisse sono assegnate, quindi abbiamo questa coordinata x con 0, y con 0 della cerniera fissa A con 0, questa è la cerniera fissa B con 0, che avrà delle coordinate rispetto a questo sistema di riferimento x con 0 primo e y primo 0, ok? Dopodiché, per quanto vi ho appena accennato, immaginiamo di avere un oggetto, per esempio una scatola, comunque lo schematizziamo mediante questo quadrato nel piano, e le tre posizioni le assegniamo matematicamente mediante un punto del corpo rigido, che può essere lo spigolo della scatola, ma qualsiasi altro, e un angolo. Quindi o utilizzo due punti, o per esempio un punto e un angolo, giusto? Perché un corpo rigido nel piano ha tre gradi di libertà. Se io do due coordinate e un angolo, la posizione è assegnata, giusto? Benissimo. Questo punto lo indico con m con 1, che ha coordinate x con 1, y con 1 minuscole, xy minuscole, per distinguerle, come vedremo, dalle coordinate dei punti circonferenza, che diventano appunto le incognite del problema. Mettiamo questa freccia qui che ci aiuta a capire l'orientamento dell'oggetto. Questa è la posizione 1, angolo 0, prendo come riferimento, no? Questo è l'orientamento iniziale. Poi la posizione 2, come vi dicevo, la prendo intermedia, come solitamente accade nelle applicazioni pratiche, per esempio così. Faccio sempre riferimento a questo punto che nella posizione 2 diventa un M2 di coordinate x con 2, y con 2. Ok? Naturalmente l'orientamento è cambiato, come vi ho già accennato, e immaginiamo che questo sia l'angolo teta 1, 2, che è uguale, poi vi dico i valori numerici, per il momento diciamo solo che è teta 1, 2, ok? Perché sviluppiamo anche un esempio numerico. La terza posizione, per esempio, è questa. E questo punto è naturalmente M3, che avrà in generale le coordinate x con 3, y con 3. Va bene? Abbiamo
che questo angolo è teta 1, 3. In questo caso è 90 gradi, ma ovviamente il discorso è valido in generale. Poi faremo un esempio numerico per impadronirci dell'algoritmo. Però il problema è questo. Okay? Sono assegnate le coordinate delle cerniere fisse, sono assegnate le tre posizioni per il tramite delle coordinate di un punto, che non è il punto circonferenza, e del suo orientamento. Questi sono i dati del problema. Noi vogliamo progettare il quadrilatero articolato che ha queste cerniere fisse, che sia tale di garantire quelle tre posizioni. Quindi le incognite del problema sono i punti A di coordinate x con 1 maiuscolo, y con 1 maiuscolo, e il punto B di coordinate x grande 2, y grande 1. Queste sono le incognite del problema, cioè i punti circonferenza. Ok? Bene. Prima però di passare all'esempio, voglio andare a considerare, diciamo, le equazioni nella loro forma generale, che scaturiscono da quanto abbiamo visto a proposito appunto del metodo di Surratt. Quindi su allora Ragioniamo in questo modo. Tanto per cominciare, andiamo a riscrivere l'equazione, o meglio, la matrice di spostamento dalla posizione 1 alla posizione jesima. Noi l'abbiamo scritta tra 1 e 2, anziché considerare 2, consideriamo j, cioè la posizione jesima, e può essere 2, 3, 4, quello che è. E quindi vi riscrivo questa matrice che abbiamo già dimostrato a suo tempo. Va bene? Allora, la matrice di 1 che ci porta da 1 a j, 1j, usiamo la stessa identica simbologia, quindi di 1j, ripeto, la matrice di spostamento che ci porta da una posizione 1 assegnata alla posizione jesima. Ok? Questa è uguale, la trascrivo per averla sotto gli occhi, è uguale al coseno di teta 1 j seno di teta 1 j 0 meno il seno di teta 1 j coseno di teta 1 j. Ok? Questa è la parte di rotazione, questo minore 2x2 è la parte di rotazione. Poi c'è la parte di traslazione, come abbiamo dimostrato a suo tempo. Qui scriviamo minuscolo xj meno x con 1 coseno di teta 1j più y con 1 seno di teta 1j, y con j meno x con 1 seno di teta 1j meno y con 1 coseno di teta 1j 1. Ok? Questa è la matrice di spostamento. Ok?
da 1 a G. Se ora andiamo ad applicare questa matrice di spostamento ad un problema concreto tipo questo, relativo alla sintesi dimensionale di un meccanismo generatore di moto rigido per tre posizioni, ecco, noi possiamo ricavare la posizione di un generico punto in questo modo, cioè x grande j, y grande j, 1, scritto sempre in coordinate omogenee. Questo è uguale a che cosa? Alla nostra matrice, che naturalmente scrivo in forma compatta, di 1j, che moltiplica le coordinate dello stesso punto nella posizione iniziale, cioè x1, y con 1, 1, dove la matrice di 1j naturalmente è questa come matrice di spostamento, e questa io la posso scrivere in questo modo naturalmente in generale, quindi dalla posizione 1 a 2, da 2 a 3, da 1 a 3, matrice di spostamento. Bene, allora possiamo andare a sviluppare questo prodotto matriciale tra questa matrice e questo vettore al fine di ottenere in simbolico le coordinate xy del punto j nella posizione jesima. Va bene? Quindi devo semplicemente fare questo prodotto. Questo ci serve per capire come si arriva poi alle formule finali di progetto, almeno definendo le tappe fondamentali, che credo sia utile dal punto di vista concettuale per capire naturalmente le formule. Allora, discorso qui abbastanza semplice, abbiamo un x con 1 coseno di beta 1j meno y con 1 seno di theta 1j. Questo termine per 1, quindi in sostanza è come copiarlo, quindi è xj meno x con 1 coseno di theta 1j più y con 1 seno di theta 1j. Questa sarebbe la coordinata x con j, quindi nota la posizione iniziale, ricavo la posizione finale. La natura dello spostamento è completamente caratterizzata da questa matrice di spostamento, quindi sta qui dentro. Quali sono le informazioni qui dentro? C'è l'angolo, ok? E ci sono le coordinate del punto, l'x1 minuscolo, sarebbero le coordinate di questo punto qua, per capirci. Quindi ho x1 e y con 1, che sono queste, va bene? E poi ho l'xj, cioè diventa questa qui, per j uguale 2, ok? Per j uguale 3 diventano queste, che sono dati del problema. Quindi dentro la matrice di spostamento io ho i dati del problema, va bene? Facendo questo prodotto matriciale però io risalgo alle coordinate dei punti circonferenza che voglio trovare, va bene? Quindi tutta la matrice di spostamento è nota perché fa riferimento ai dati del problema. Andiamo avanti. Quindi devo moltiplicare questa riga per questa colonna e quindi ho un x con 1 seno beta 1j più y con 1 coseno theta 1j, e poi c'è questo termine, quindi più y con j meno x con 1 seno di theta 1j meno y con 1 coseno di theta 1j. Qui sotto c'è 1 perché stiamo sempre in coordinate omogenee. Ok, ma noi possiamo aggiungere
delle altre considerazioni. Quali? Allora, questo è il punto A con 1 di coordinate x con 1, y con 1. Sto parlando del punto circonferenza. Questo punto circonferenza è associato ad un punto centro, cioè A con 0, di coordinate note, perché questo è x grande 0, y grande 0, rispetto a questo sistema di riferimento, naturalmente. Ci vede? Punto centro, punto circonferenza. Quindi naturalmente, puntando il compasso in A0, posso tracciare un arco di circonferenza, no? Che è la traiettoria del punto A1 come punto circonferenza. Questo punto raggiunge la posizione 2 e raggiunge la posizione 3, in questo caso perché ho tre posizioni. Se vado a prendere un'altra posizione qui, qui avrò un angolo che sarà il teta 1j, se questa è la posizione jesima di A, cioè A jesimo che ha coordinate x grande j, y grande j. Ci siete? Quindi la matrice di spostamento è completamente nota, perché io ho l'angolo e ho queste coordinate che vi dicevo prima, ma poi dalla conoscenza delle coordinate in simbolico, poi questa diventa l'incognita, di queste coordinate, io posso associare queste coordinate alle coordinate dello stesso punto della posizione jesima, che sono queste. Va bene? Quindi x1 e y con 1 sono queste, xj e y con j sono queste. Questa mettiamo yj grande, così non ci confondiamo. Ci siete? Siccome questo è un corpo rigido, naturalmente la distanza tra i punti deve rimanere invariata. Noi stiamo formulando il problema, ci saranno delle equazioni per vedere se riusciamo a sviluppare in forma chiusa e tirare fuori delle equazioni di progetto che ci danno immediatamente la soluzione. Questo è quello che stiamo facendo. Allora, dicevo, con riferimento al corpo rigido, noi che cosa possiamo dire? Che la lunghezza di quest'asta, cioè A0 a 1, è uguale alla lunghezza dell'asta A0 a J, perché un corpo rigido sembra banale, ma noi lo dobbiamo trasformare in equazione. Va bene? Conoscendo le coordinate. Allora, sapendo che la distanza tra due punti con riferimento alle coordinate cartesiane, applicando semplicemente il teorema di Pitagora, la distanza è uguale alla radice quadrata della somma dei quadrati delle differenze delle coordinate xy, andiamo a imporre queste uguaglianze. È più facile scriverlo che a dirlo, e quindi cosa possiamo scrivere? Allora, x1 meno x con 0 al quadrato più y con 1 meno y con 0 al quadrato, e questo sarebbe il quadrato della distanza A0 a 1. Va bene? Questa deve essere uguale a che cosa? È alla distanza A0 a J, perché è un corpo rigido. Quindi cosa posso scrivere? Xj meno x con 0 al quadrato più yj meno y con 0 al quadrato. Attenzione, tutto questo per j che è uguale a 2, 3, n, cioè la posizione jesima. La posizione 1 è quella di riferimento, poi abbiamo la posizione 2, la posizione 3, la posizione n eventualmente. Le formule sono le stesse. Va bene? Allora, siccome mi vedo un po' perplessi, faccio qui una breve parentesi. Se io ho un punto qui e un punto qui, va bene? Questo è P1, questo è P2, questo è X1, questo è Y con 1,
con 2, y con 2, quanto vale la distanza P1, P2? Non è nient'altro che l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, ok? Cioè P1, Q, P2. Ma questo quanto vale? Questo è Y con 2 meno Y con 1. Questo quanto vale? X con 2 meno X con 1. Se applico il teorema di Pitagora e questa distanza qui è D, D è uguale alla radice quadrata della somma dei quadrati costruiti sui due cateti, quindi ho x2 meno x con 1 al quadrato più y con 2 meno y con 1 al quadrato. Questo stiamo dicendo. Quindi la distanza a 0 a 1 è uguale alla distanza a 0 a j, però lo scrivo matematicamente. Qui non compare la radice perché levo al quadrato prima e secondo metro, insomma mi libero ovviamente della radice. E ora diciamo sono dolori perché fin qua è tutto facile, no? Tutto facile perché noi abbiamo questa equazione, lasciatemi la incornici, questa che non è nient'altro che la condizione di corpo rigido, l'ipotesi di corpo rigido, e in più abbiamo questa espressione che mi lega le coordinate del punto circonferenza nella posizione jesima, per j che va da 2 ad n, con le coordinate nella posizione iniziale. Quindi disponiamo di questa equazione e di quest'altra, perché x con j è uguale a questa e la y con j è uguale a quest'altra riga di questo vettore colonna. Bene, adesso, come vi dicevo, il discorso si complica un po'. Io vi do una impostazione per, come accennavo prima, aggiungere, diciamo, qualche passaggio a quanto riportato sul libro. Che cosa dovremmo fare, almeno per seguire il filo logico della dimostrazione? Lasciatemi accettare qui. Allora, per quanto riguarda il primo membro di questa equazione, diciamo che il discorso è abbastanza semplice, no? Perché devo semplicemente sviluppare questi quadrati. Cosa che facciamo per avere un riferimento su quello che facciamo dopo. Quindi se io vado a sviluppare separatamente il primo membro di quell'equazione, che riscrivo qui, io ho x1 meno x con 0 al quadrato più y con 1 meno y con 0 al quadrato, beh, qui viene semplicemente fuori x1 quadro più x con 0 quadro meno 2x1 x con 0 più y con 1 quadro più y con 0 quadro meno 2y con 1 y con 0. Facile. Attenzione, x con 0 y con 0 è noto, va bene? Per ciascun punto centro, quindi è vero per a0 e vero per b0, perché quelle coordinate sono assegnate. L'incognita sta nella x con 1, y con 1. Ma questo è soltanto il primo membro, vedete, di questa equazione. Però lì è il primo membro. Nel secondo membro di questa equazione io ho sì x con 0, y con 0 che sono noto, ma ho xj, y con j. E quanto vale xj, y con j? Tutta questa roba qui. Ok? Quindi se io vado ora a sviluppare il secondo membro di questa equazione, ok?
che riscrivo qui per comodità, abbiamo, dicevo, xj meno x con 0 al quadrato più yj meno y con 0 al quadrato. Io devo sostituire questo x con j e quest'altro è y con j, che ho ricavato per il tramite della matrice di spostamento. Allora, che cosa ho qui? X con j, quindi x1 coseno di teta 1j meno y con 1 seno di teta 1j più x con j minuscolo meno x con 1 coseno di teta 1j più y con 1 per il seno di teta 1j. Ok? Attenzione, tutto questo è xj, quindi meno x con 0, tutto questo al quadrato, più y grande j. Qual è y grande j? Tutto questo. Quindi x con 1 seno di teta 1j più y con 1 coseno di teta 1j più y con j minuscolo meno x con 1 minuscolo seno di teta 1j meno y con 1 coseno di teta 1j, tutto questo è y con j meno y con 0 grande, tutto elevato al quadrato. Quindi ho scritto separatamente primo e secondo membro di questa equazione, che vi ricordo esprimere la condizione di rigidità del link a 0 a 1. Bene, ci vuole un po' di tempo adesso. Perché? Perché dobbiamo sviluppare il quadrato di tutto questo e il quadrato di tutto questo. Va bene? Allora vi dico che ciascun quadrato è composto, se non mi sbaglio, da 21 termini. Quindi 21 e 21 sono 42 termini. Esce un polinomio lunghetto, che però poi si semplifica abbastanza. Ok? Allora, diciamo, per quanto riguarda la dimostrazione, secondo me ci possiamo fermare qui. Oppure, se volete, sviluppiamo soltanto un quadrato. Come probabilmente sapete, fare il quadrato in questo termine significa considerare il quadrato di ciascuno dei termini più tutti i doppi prodotti che possiamo avere. Quindi doppio prodotto tra questo e questo, questo e questo, questo e questo, tutte le combinazioni. Ok? Allora, vabbè, scriviamo eventualmente soltanto questo termine per capire i calcoli da fare, piuttosto che sparargli direttamente l'equazione finale. Quindi, se facciamo riferimento solo a questo termine, elevato al quadrato, come vedete il primo è stato completamente sviluppato, la cosa complicata sono questi due, complicate, laboriose. Quindi che cosa abbiamo? X1 quadro coseno quadro teta 1j più y con 1 sen quadro teta 1j più xj quadro più x con 1 quadro coseno quadro teta 1j più y con 1 quadro sen quadro teta 1j più x con 0 al quadrato. Questi sono solo i quadrati.
più, incominciamo con i doppi prodotti. Allora, questo per questo, quindi abbiamo meno x1, y con 1, coseno di teta 1j, seno di teta 1j, più 2 x1, x con j, coseno di teta 1j, meno 2 x con 1 piccolo, coseno al quadrato di teta 1j, più 2 x1 y con 1 minuscolo coseno di teta 1j seno di teta 1j meno 2 x1 x con 0 coseno di teta 1j. Ho considerato tutti i doppi prodotti del primo per tutti gli altri, quindi sarebbe 1, 2, 3, 4, 5 termini. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5 termini. Continuiamo. Dove sta il doppio prodotto? Prendiamo questo come riferimento. Quindi viene meno 2 y con 1 x con j seno di teta 1j più 2 y con 1 x con 1 minuscolo seno di teta 1j coseno di teta 1j meno 2 y con 1 seno al quadrato di teta 1j più 2 y con 1 x con 0 seno teta 1j. Ok? Quindi 1, 2, 3, 4 termini. Y con 1 x con j, 1, 2, 3, 4 termini. Andiamo avanti. Rimane questo altro qui, quindi abbiamo meno 2 x con j x con 1 coseno di teta 1j più 2 x con j y con 1 seno di teta 1j meno 2 x con j x grande 0 okay. Più 2 x con 1 x grande 0 coseno di teta 1 j più quindi meno 2 y con 1 x con 0 seno di teta 1 j. Dovrebbero essere tutti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allora, questo è il modo con cui procedere per lo sviluppo di questa equazione. Quindi adesso almeno mi credete che la lavagna non ci bastava, insomma. Ok? Quindi abbiamo sviluppato semplicemente questo quadrato. Poi dobbiamo sviluppare questo quadrato sulla falsa riga di quanto fatto prima, operare tutte le semplificazioni e ritornare a questa equazione. Ok, allora vi do la soluzione, diciamo, di questa, quindi le equazioni finali.
le equazioni finali, andiamo a cancellare da qualche parte, cancelliamo qui a questo punto. Abbiamo capito come vengono sviluppati i calcoli. Quindi alla fine l'equazione di riferimento è questa, bisogna fare le sostituzioni, elaborare e si giunge a questo risultato. Allora, x con 1, qui abbiamo un termine che dividiamo con rj, coseno di teta 1j più sj, seno di teta 1j, meno x con 0 coseno teta 1j meno y con 0 seno teta 1j più x con 0 più y con 1 sj coseno teta 1j meno rj seno teta 1j più x con 0 seno teta 1j meno y con 0 coseno teta 1j più y con 0 uguale a r j x con 0 più s j y con 0 meno un mezzo r j al quadrato più s j al quadrato. Questa è l'equazione, abbiamo introdotto i termini rj che è uguale a xj meno x1 coseno di teta 1j più y con 1 seno di teta 1j sj uguale y con j meno x con 1 seno teta 1j meno y con 1 coseno teta 1j. Tutto questo per j uguale a 2, 3, n. Abbiamo visto quindi la formulazione dell'algoritmo. E questa è l'equazione finale che deriva dallo sviluppo di questa, come vi ho accennato con qualche passaggio intermedio. Andiamo a leggere un po' meglio l'equazione finale che abbiamo ottenuto. Vedete che qui abbiamo questi due termini, che sono rj e sj, che dipendono da che cosa? Dipendono da queste coordinate, per capirci, del punto M, quindi del generico punto del corpo rigido rispetto a un certo sistema di riferimento, più gli angoli, ok? Quindi questi due termini sono coefficienti, sono noti quanto calcolabili dai dati del problema, ok? Che poi vanno immagazzinati e sostituiti qui dentro, vedete rj, sj, sj, rj. E qui abbiamo x0, y con 0, x con 0, y con 0, y con 0, che sono pure noti. Quindi tra le parentesi quadre noi abbiamo dei numeri, sono dei coefficienti.
ok? Qui cosa abbiamo? RJX con 0, SJY con 0, un mezzo RJ, ok? Sono numeri. Quindi, come vedete, alla fine il discorso si compatta enormemente, perché cosa viene fuori? Viene fuori una equazione per la jesima posizione nelle sole incognite x1 y con 1. Ok? Quindi noi siamo passati attraverso seni e coseni, quadrati, alla fine otteniamo un'equazione lineare. È lineare perché questi sono dei numeri, tra parentesi quali sono numeri, il termine nodo è un numero, perché sono calcolabili sulla base dei dati del problema. Ma abbiamo scritto questa equazione in funzione di J, dove J è la posizione generica. Ok? Quindi nel caso nostro, cioè di questo esempio, perché quelle formule hanno validità più generale che non in questo caso per tre posizioni, perché come vedete J è uguale a 2, 3, n, quindi valida per n posizioni. Ok? Quindi abbiamo tre di posizioni. X1, Y con 1 sono le incognite del punto circonferenza. Bene? Ok, ma vedete che qui abbiamo anche X con 0, Y con 0. Quindi come applichiamo ora queste formule per il progetto del meccanismo tale da garantire le tre posizioni assegnate? I coefficienti li calcoliamo, ma li calcoliamo, attenzione, ripetiamo la procedura due volte. Una volta la applichiamo per A con 0, perché lì c'è X con 0, Y con 0, ma io qui ho due cerniere fisse. Quindi una volta per J, cancelliamo qui, allora, per J uguale a 2 sto facendo riferimento alla posizione 2, ok? Fa riferimento alla posizione 2 significa che devo considerare teta 1 J, cioè 1, 2, giusto? Teta 1, 2, e a questo punto vi do anche i dati numerici, teta 1, 2 per questo esempio, che è lo stesso riportato sul libro, uguale a 40 gradi. Va bene? Ancora, andiamo a vedere questa equazione in generale. Quindi al posto di teta 1J metto 40 gradi. Ok? Poi attenzione, ho x0, y grande 0. Quindi qui cosa ci metto? Per A con 0 ho x grande 0, qual è? Vi do i numeri, così siamo più chiari, 51,4 e 51,6. Quindi le coordinate di A0. Va bene? Seguite? Ok, e quindi anche qui i valori ce li ho. Ma attenzione, perché io ho RJ, SJ, cioè R2, S2. R2, S2 sono dati da queste altre equazioni. Cosa compare qui dentro? Teta 1, 2. Sono a posto perché è 40 gradi. Cos'altro compare? XJ, YJ e in più X1, Y con 1. Dove li vado a prendere questi numeri? Qui M1 X1 Y con 1 sono dei dati del problema, anche qui vi do i numeri, 121 e 52.
e ho x1 y con 1, ma mi serve anche xj yj, ma j è uguale a 2, quindi x2 y con 2, ok? Quindi qui ho anche m2 che ha come coordinate questo x con 2 y con 2. Vi do i numeri anche qui, 101, 112. Dati del problema. X1 y con 1 x per j uguale 2 y per j uguale 2. Quindi come vedete sono nelle condizioni di calcolare tutti questi numeri che compaiono nei coefficienti di questa equazione. Va bene? Attenzione, io scrivo una equazione in questo caso, ma le incognite sono due, x1 e y con 1, che sono le coordinate del punto circonferenza, quindi non mi basta, ho un'equazione in due incognite, devo scrivere un'altra equazione, e qual è? È quella per j uguale 3, cioè chiamo in causa la terza posizione. Quindi per j uguale 3 che cosa ho? Teta 1j, cioè teta 1, 3, in questo caso 90 gradi. Siccome sto puntando l'attenzione sul punto circonferenza A, il centro è sempre a 0, ok? Quindi questo vale anche qui, nella seconda equazione. Ok? Questo è il punto 1 di riferimento e vale anche per la seconda equazione. Che cos'è che è cambiato? L'angolo, e l'abbiamo già detto, ma è cambiata la posizione j, perché j è uguale a 3 adesso. Quindi mi servono le coordinate di m 3. Quindi m 3 ha coordinate, sarebbe questo punto qui, vi do i numeri, M3, 21, 132. Così facendo scrivo la seconda equazione, due equazioni in due incognite, ho un sistema algebrico lineare in due equazioni in due incognite, che posso risolvere facilmente, e ricavo le coordinate x1 e y con 1 del primo punto circonferenza, che è il punto A. Va bene? Quindi da questo ragionamento ricavo, ripeto, le coordinate del primo punto circonferenza, che ha come coordinate x grande 1, y grande 1. L'esempio sul libro vi dà anche i valori numerici che vi invito naturalmente a verificare, ve li scrivo anche qui, quindi sarebbero 103,169, 103,169 come soluzione, ripeto, di questo sistema di due equazioni in due incognite, e 16,019 sarebbe la y, 16,019.
abbiamo trovato il primo punto circonferenza. Qualitativamente faccio riferimento allo schema, che comunque è ben fatto perché è in scala sul libro, quindi diciamo orientativamente questo punto viene, dunque sono tutte e due la y pure positiva, quindi rimango sopra, vediamo la x1 è 121, la x1 piccola, la x1 grande è 103, quindi stiamo un po' più dentro, ma diciamo qualitativamente diciamo che stiamo qui, questa è la x1 grande e la y con 1 grande, quindi questo è il primo punto circonferenza A, che come vedete è distinto da M1, ovviamente. Perché? Perché ho imposto le cerniere fisse e sto ricavando quelle circonferenze per i motivi detto prima. Bene, con riferimento a questa equazione ancora, perché sono scritte in simbolico, ci vuole un po' per dimostrarle come abbiamo visto, ma sono potenti poi alla fine, perché io uso sempre questa. Questa volta vado a ragionare sul secondo punto circonferenza, cioè sul punto B, ok? E le equazioni sono sempre quelle, e chiaramente devo scrivere l'angolo è lo stesso per J2 e per J3, perché devo scrivere altre due equazioni, quindi ho due sistemi, due equazioni, due incognite. In un sistema ricavo le coordinate di A, nell'altro sistema ricavo le coordinate di B, cioè i due punti circonferenza che ci servono per tracciare il quadrilatero articolato. Va bene? Allora, gli angoli sono gli stessi, cos'è che cambia? A questo dato qui, perché poi M1, M2, M3 sono gli stessi, quindi il secondo sistema di due equazioni algebrico lineare in due incognite cambia, perché cambia questo dato diventa B con 0, che ha coordinate x con 0 primo, y con 0 primo, i valori numerici di questo riportati nell'esempio del libro sono 38 e 58,5, sì, 38 e 58,5, quindi riscrivo altre due equazioni, risolvo il secondo sistema e ottengo le coordinate, diciamo x1 e y con 1, però di B, ok? E quindi la soluzione ve la scrivo qui, stiamo parlando di B, e le coordinate di B, la soluzione è 66 709, qui il numero esatto è 56,435. Andiamo a rappresentare graficamente, qualitativamente, quindi abbiamo un 66, dunque a 0 è 51, sta da queste parti un po' più avanti, quindi diciamo che all'incirca ci troviamo qui. Qualitativamente questo è il punto B che abbiamo determinato. Questo è x1 primo, questo è y con 1 primo. Sono ora nelle condizioni di tracciare finalmente il quadrilatero articolato soluzione del problema.
se voi immaginate di implementare questa equazione al calcolatore, ci vogliono 5 minuti. Ok? Bene, qual è la soluzione? A 0 è il punto centro di A, B0 è il punto centro di B. Devo prendere un corpo rigido che è lo stesso che considera B1, e quindi naturalmente questa è la BL. Possiamo immaginare un qualcosa fatto per esempio in questo modo. Ok? Questo è il quadrilatero, soluzione del problema. E questo matematicamente, nel suo movimento, passa esattamente per questa posizione e per questa posizione. Ok? Con un movimento ad un grado di libertà, cioè con un solo motore, senza fare manipolazioni strane. Capite bene, insomma, che ci sono diverse applicazioni pratiche per cui questa soluzione diventa l'ottimo rispetto ad altre. Va bene? Ecco, se volete possiamo fare uno schemino un po' più divertente per quanto riguarda, diciamo, la soluzione tecnica, no? Immaginate per esempio qui di avere un nastro trasportatore, ok? Avete qui per esempio una velocità angolare del nastro trasportatore con questo oggetto che arriva da qui in questo modo e da qui viene caricato e riportato ad un nastro trasportatore nella parte superiore, che potrebbe avere una sagoma per esempio di questo tipo. Ok? Con quest'altra velocità angolare, e quindi l'oggetto da qui trasportato arriva di qua, viene ribaltato e portato in quella posizione, poi trasportato dal nastro trasportatore nella parte superiore. Quindi vedete che poi, diciamo, lo strumento diventa, diciamo, uno strumento di progetto abbastanza potente, che naturalmente è valido in generale, addirittura è valido per n posizioni. Ok? È chiaro che per n posizioni il discorso si complica un po', no? Si complica un po' perché noi abbiamo due cerniere fisse. Se io andassi a scrivere l'equazione per J uguale a 4, che ci metto? Le cerniere fisse sono due, quindi non conosco il punto centro. Ok? Quindi il discorso è possibile, ma l'algoritmo diventa più complicato. Nella maggior parte delle applicazioni pratiche, queste soluzioni, questi strumenti sono più che sufficiente, insomma. Va bene.